Inizia la terza settimana interregionale delle migrazioni. La prima la facemmo al Comune di Castiglione, mi pare 5 anni fa, no? Poi l'anno scorso ne facemmo un'altra, la seconda settimana, qui è a San Felice del Molise, cioè interregionale. Quest'anno la facciamo per 2 giorni a Lentella, un giorno a Palombara, un giorno ad Agnone, un giorno a Castiglione Sabato. Di questi 4 sono abruzzesi, Castiglione, Lentella e Palombara, no, 3 sono abruzzesi e Agnone invece pedemontese. Queste settimane si caratterizzano per essere delle settimane di riflessione attorno al tema. La prima fu dell'emigrazione, perché ospitammo una delegazione che tornò dall'Argentina, mi ricordo che fu creato pure il presidente Taglieri a Castiglione. Questa invece ospita, l'anno scorso abbiamo ospitato sempre una signora argentina e Guido Piccone, quest'anno abbiamo la presidente del Comites del Quebec, signora Giovanna Giordano, che resta con noi tutta la settimana, partecipa, diciamo, ai nostri lavori e con lei stiamo facendo anche un altro lavoro. Nell'ambito di queste settimane abbiamo delle giornate dedicate a dei paesi, a delle migrazioni, ai nostri emigrati in altri paesi. Oggi avrebbe dovuto essere una giornata dedicata al Belgio, che però abbiamo anticipato a ieri per richiesta della delegazione, quindi diciamo abbiamo fatto un fuori programma. Però siccome abbiamo istituzionalizzato un premio che viene dato ad un immigrato che si è integrato e che viene sostanzialmente scelto questo immigrato, l'anno scorso l'abbiamo dato a Florentini, che è un falegname, diciamo qua di Lentella, quest'anno a Nadi Abdellah, si chiama così? Sta lì e quindi diamo questo attestato all'integrazione. Abbiamo fatto ieri, diciamo, il ragionamento con la delegazione belga, per cui stasera io avevo immaginato una discussione, perché la signora del Canada ci aveva chiesto espressamente di conoscere questa realtà dell'immigrazione con Simone, ma Simone mi pare abbia delegato lui, quindi poi sentiremo un po' lui. Nell'ambito di questa settimana ci sono dei ragionamenti aperti sulle migrazioni, quindi sui nostri emigrati, che oramai nel caso del Canada sono la terza generazione, e quindi il consolidamento di rapporti con associazioni che stanno lì, la signora Presidente del Comites, per vedere se è possibile sviluppare rapporti e turismo di ritorno, ma contemporaneamente i ragionamenti sono aperti anche con gli immigrati nostri, perché noi che siamo stati un popolo di emigrati adesso siamo diventati un popolo che ospita gli immigrati. Ecco il senso di questo attestato e il senso di incontrare voi che avete questi centri di accoglienza, uno dei quali sta a Lentella e un altro a Palmoli, un altro ancora a Carugna, a Scale Abruzzo. La settimana non ha eccessive pretese, diciamo, se non quella di capire le relazioni delle persone, di appunto, come il caso dei canadesi, di vedere questo film, di discutere di quello che fanno i nostri, però è chiaro che oltre ai momenti pubblici che abbiamo qui, abbiamo estremamente altri momenti, sono anche faticosi. Stamattina con l'onorevole Mariotti e Giovanni siamo stati prima a casa, poi a Torcellaverini, domani andremo a Scerni e forse a Chieti Pescara, poi dopodomani a Palombaro, il giorno dopo a domenica a Montevallano, sabato a Civita Campomarano, insomma sarà stessa dalla fine con Giovanni. Però voglio dire, oltre che farle vedere da dentro la macchina i nostri stupendi paesaggi, poi saliamo anche, come il caso di Caso, siamo saliti sulla torre, però cerchiamo di
diciamo, stabilizzare questi rapporti, queste relazioni che abbiamo, e vediamo quello che succede. Anche perché Peppino Taglieri, come ne vorrà, una volta, diciamo, questo faceva il cram quando lui era vicepresidente, Donato presidente, l'hanno fatto mirabilmente, io li ho seguiti, li ho accompagnati in qualche circostanza. Adesso purtroppo o lo facciamo così molto, spontaneamente. Grazie Orazio, io più che darvi il benvenuto, soprattutto a Giovanna Giordano che viene dal Canada, quindi benvenuta a Lentella, la prima volta, credo, la prima volta. Saluto tutti voi, ringrazio la cooperativa Matrix, Simone Cane purtroppo, come hai detto, non è potuto venire per altri impegni. E quindi siamo su questa seconda settimana interregionale che facciamo a Lentella, adesso è la seconda che facciamo a Lentella. Noi, come hai detto, abbiamo Lentella, insomma, abbastanza, sotto questo punto di vista, abbastanza corposo, nel senso che abbiamo questo centro di accoglienza presso l'agriturismo, il Bosco degli Ulivi degli Immigrati, ce ne sono circa 40, sì. 40 ce ne stanno. Poi noi qui a Lentella abbiamo anche due case famiglia, una per minore e una per donne maltrattate, quindi insomma, diciamo che per un paese di 700 abitanti è abbastanza corposo, insomma. Ma di questo noi siamo abbastanza anche contenti, perché devo dire che i ragazzi poi delle scuole, i ragazzi delle case famiglie ci aiutano a mantenere le scuole, che questo poi è vero, noi abbiamo preso una scuola tanti anni fa, non avevamo più un numero dei ragazzi, oggi dovremmo quasi riaprirla, però insomma, quando si chiude poi non si riapre più. E devo dire che con loro, poi con la Matrix e con il Bosco degli Ulivi, c'è un rapporto abbastanza buono, nel senso che loro collaborano con noi, con le attività del comune, e quello che sentiamo spesso in televisione, tutti questi problemi, insomma, noi qui, grazie a Dio, per il momento non ne abbiamo, anche perché vengono seguiti molto bene, questo non possiamo lamentarci. Un rumeno che è molto integrato qui, ha aperto un'attività sulla zona artigianale nostra, quindi lavora in legno, è un bravissimo lavoratore, la famiglia è integrata benissimo in questo contesto, ma prima di lui c'era Karim, noi lo chiamiamo Karim, per lui viene dal Marocco, che sono tanti anni che sta qui Lentella, precisamente Karim, quanti anni che sei qua? Presidente Lentella, 25 anni che risiede qui a Lentella, un'attività in proprio, lui fa l'ambulante, però insomma integrato in questo contesto, non ha mai creato problemi di nessun tipo, e quindi noi siamo disponibili ad accogliere, a integrare, purché insomma siano queste persone che hanno voglia di lavorare come loro, come lui, come Florentin, non può essere che positivo per questa comunità. Io sono Valentino Christian, vengo in rappresentanza di Simone Caner, il quale si scusa per l'assenza, ma è impegnato per altri motivi. Rappresento la cooperativa Matrix. Voglio fare prima una breve introduzione riguardo al fenomeno dell'emigrazione e immigrazione, nel senso, abbiamo assistito anni addietro ai tanti che migravano per ragioni economiche, di lavoro, in cerca di una fortuna, di un qualcosa in più. Adesso stiamo assistendo invece a un fenomeno un po' inverso, un fenomeno dove sono i tanti che arrivano nelle nostre coste e se ne sentono di tutti i colori in questi giorni. La radice però di fondo è proprio questa migrazione, migrazione che vuol dire proprio io scambio. Uno scambiare che riguarda, parlo adesso in qualità di psicologo, due livelli di realtà. Uno propriamente individuale, quindi uno scambiarsi verso il nuovo, verso lo straniero, verso ciò che non è conosciuto, lo sconosciuto. E questo non può fare altro che accrescere anche le risorse di ognuno di noi. E un altro piano di realtà invece più collettivo, che riguarda più lo scambio culturale, quindi tanti che stanno arrivando in Italia. Questo
che cosa porta? Io sento tanti giovani che lasciano le nostre terre, l'Italia, per cercare lavoro, per realizzare i propri sogni, ed è come se ci fosse una sorta di sistema che deve mantenere il suo equilibrio, un sistema dove tanti giovani non lavorano ad esempio più le terre. Ci sono tanti ragazzi nei nostri centri invece che hanno proprio questa voglia di voler lavorare le terre, di voler dare una nuova speranza, un futuro, progetti anche ecosostenibili. Chiamo Giovanna Giordano, vivo in Canada da ormai tanti anni, mio padre, anche lui ai suoi tempi di origine calabrese, ha deciso di partire. La prima volta che partì andò in Francia, dove lavorò nelle miniere, e poi tornò in Italia un'altra volta per riprovare. Non contento, partì per il Canada, siamo tutti partiti con la famiglia e siamo rimasti lì fino ad oggi. Ci siamo creati una vita, famiglia, parenti, però noi andando in Canada avevamo già una zia, cugini, e mio padre era partito prima per trovare un alloggio, era differente. E abbiamo iniziato una vita, ormai abbiamo messo le nostre radici, abbiamo i figli, i nipoti e stiamo bene. Siamo di origine italiana sempre, allora abbiamo sempre l'amore della nostra madre nel cuore, infatti io ritorno sempre in Italia e sono presidente del Comites appunto perché volevo un legame più stretto con la mia patria e che l'ho avuto così. Ho incontrato il professore Filippo, che anche lui era consigliere allora del Comites, il quale comunque ha dato un grande contributo alla nostra comunità, sia lui come tanti altri che sono arrivati prima di me e che hanno saputo anche studiare un po' l'immigrazione dei nostri tempi. Allora, ve lo passo subito perché lui è proprio il maestro su questo, non vorrei dire altro. Passo la parola. Possiamo magari, per chi non sa, spiegare cos'è il Comites? Il Comites è un organismo che è stato generato da una legge italiana tanti anni fa, diciamo 25 anni fa, per difendere i diritti degli italiani all'estero, promuovere la lingua, mantenere l'origine, le tradizioni, tutto quello che riguarda la cittadinanza, gli studi, integrare l'italiano nelle scuole. Mi aiuti, professore, cos'altro? Una sorta di mini parlamento comunitario che è la voce ufficialmente riconosciuta dal governo italiano per capire la realtà dall'interno, così come i vari bisogni che vengono discussi da questo mini parlamento eletto dalla comunità italiana, e quindi un tramite tra l'Italia e la realtà canadese. Comites è il comitato degli italiani all'estero, e questi comites esistono poi in tutto il mondo, 250. Io fino a qualche mese fa ho fatto parte del Comites, mi occupavo dell'insegnamento e del mantenimento della lingua italiana, quindi l'inserimento dell'italiano come lingua prima di immigrazione e poi come lingua di cultura nelle scuole pubbliche del Quebec. Questo era una delle cose che sulle quali abbiamo insistito. Abbiamo anche fatto una grande battaglia per ricevere i canali di lingua italiana, che solo il Canada come paese non riceveva ancora il segnale. Allora, con tutti gli altri comunis del Canada, da Vancouver, Toronto, Ottawa, abbiamo fatto una protesta, siamo andati al Parlamento, abbiamo fatto una grande campagna, insomma, per ricevere, e l'abbiamo ricevuto. Tutto quello che gli italiani possono avere per migliorare la lingua e mantenere la loro cultura, perché già siamo arrivati alla quarta generazione. Prima si parlava di più italiano nelle case perché i nonni erano più presenti, anche perché i nonni tanti sono andati via, allora adesso si parla più l'inglese, il francese, allora viene a mancare certe volte, ci preoccupiamo cosa succederà con la quinta generazione. Allora stiamo cercando di trovare altri modi, anche come con il professore Di Stefano, con questi scambi che faremo, e di far nascere un po' l'amore
e di andare a cercare proprio le radici dove i nonni sono nati, sono cresciuti, e di ritornarci in modo che possano mantenere anche la lingua e poi i suoi figli, eccetera. Uno scambio che poi aiuta anche a crescere, perché si cresce quando si sa dove viene, si sa chi si è. Ecco, ieri abbiamo ascoltato anche tante persone del mondo del Belgio, è un signore, veramente sono rimasto un po' colpito quando ha detto: io non lo so chi sono, no? Sono in Belgio, non mi sento italiano, vengo qui, non mi sento italiano, e questo è un po' triste. Dopo 60 anni che una persona vive fuori e non sa chi è, io credo che è molto triste. E questo è il compito del Comites. Adesso, Comites è un nome, è un'istituzione, ma sono le persone che lo rendono importante, sono le persone che hanno rispetto verso questa istituzione. Noi a Montreal siamo stati riconosciuti di avere un Comites molto attivo, con persone che veramente si sono interessate allo sviluppo della comunità italiana. Allora, sarebbe bene dare qualche breve cenno sulla storia dell'immigrazione italiana nel Canada francese in particolare, dove noi viviamo, e poi spiegare un po' cosa succede ad una minoranza che si deve integrare in un paese di accoglienza, e quali sono le difficoltà iniziali, e poi man mano che passa il tempo e le generazioni si moltiplicano, qual è il sentimento identitario e di appartenenza. Quindi la questione dell'identità meticciata, cioè quella di origine e quella che si acquisisce vivendo nel paese in cui si sceglie di vivere, è uno dei temi fondamentali sia della numerosa e qualificata produzione letteraria di centinaia di scrittori ormai d'origine italiana che si esprimono usando l'inglese, il francese, l'italiano e anche addirittura il dialetto. Ci sono scrittori che scrivono in calabrese, in siciliano, in abruzzese, in molisano, in sardo addirittura. Pensate un po'. Quindi, allora, come è nata la comunità italiana? Quanti sono gli italiani che stanno in Canada? Secondo i dati dell'ultimo censimento, quello del 2011, il Canada ha una popolazione di circa 32 milioni di abitanti, quasi 33, e gli italiani sono 1,5 milioni, quindi il 5% della popolazione. La prima presenza riconosciuta come comunità italiana in Canada risale addirittura al 1885, quando giovani contadini lasciavano queste colline per andare a lavorare, a costruire le infrastrutture del paese, soprattutto la costruzione della ferrovia che partiva da Halifax, sull'Oceano Atlantico, per poi attraversare tutto il paese fino ad arrivare a Vancouver. Per darvi un'idea delle proporzioni e della grandezza geografica di questo paese, ci si mette tanto tempo per volare da St. John's in Terra Nova fino a Vancouver, che per volare da St. John's fino all'Irlanda. Quindi, in altre parole, la distanza da un oceano all'altro è veramente enorme. È un paese enorme il Canada. E quindi, per non essere assimilato dagli Stati Uniti d'America, che stavano spostandosi verso l'ovest, verso la costa del Pacifico, il dominio britannico, è una colonia britannica allora, ha voluto costruire lungo il confine, quindi con gli Stati Uniti d'America, la ferrovia per stabilire in modo definitivo la presenza britannica su questo territorio. E quindi questo ha permesso l'industrializzazione del paese, e quindi c'erano bisogno di tante braccia, di tanta gente di mano d'opera che potesse lavorare. E quindi tanti giovani venivano invogliati ad andare in questo paese, perché molto spesso trovavano lavoro, molto spesso venivano anche sfruttati dai caporali in combutta con le compagnie delle ferrovie canadesi. Quindi c'è stato sfruttamento sia dall'esterno che dall'interno della comunità, cioè gli italiani stessi che
facevano lavorare per poco i propri concittadini, li sfruttavano, e quindi è una pagina brutta della presenza italiana alle origini. Questo, la prima onda migratoria finisce con la prima guerra mondiale. L'anno principale dove arrivano tantissimi persone in Canada è il 1910. Poi scoppia la prima guerra mondiale, tanti giovani tornano volontari per andare a combattere sul fronte qui in Italia. L'Italia era andata in guerra, e quindi ci sono stati treni e treni di giovani che salivano, lasciavano il lavoro, salivano sul treno, si arruolavano per andare a combattere in Europa. Verso l'inizio degli anni 20 c'erano più o meno 70.000 italiani in Canada. Poi durante gli anni 20 e 30 c'è stata una grossa crisi economica in Canada. Ci sono state anche delle leggi che stabilivano il contingentamento, cioè stabilivano il numero di persone che potevano arrivare legalmente nel paese a seconda dei paesi di immigrazione. Gli italiani venivano visti nel clima di darwinismo sociale imperante allora come dei non indesiderabili. Si preferiva far venire gente dall'Europa del Nord che erano protestanti, noi eravamo latini e cattolici, quindi non eravamo visti bene. Quindi ci sono state anche manifestazioni di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli italiani. Poi è avvenuta una cosa importante: l'Italia è arrivata al potere Benito Mussolini, che comincia a ridare dignità a queste comunità sparse per il mondo. E quella che era una pecca, quella che era una sorta di disistima etnica, cioè il vergognarsi di essere di origine italiana, divenne invece durante il periodo fascista qualcosa di cui si è molto orgogliosi. Perché? Perché Mussolini si occupa delle comunità all'estero, fa combaciare l'italianità con l'Italia nuova, con la rivoluzione fascista che stava avvenendo in Italia in quel periodo. Allora nel 29 avviene il concordato, e quindi Mussolini viene riconosciuto ufficialmente come uno dei grandi leader a livello mondiale. Stiamo parlando del 29 ora. E quindi dal 22 al 35-36, con la guerra, con la conquista dell'Etiopia, che toccava gli interessi britannici in Africa, gli italiani venivano visti molto bene. Quindi il concordato tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano aveva permesso agli italiani di riacquistare una dignità, un orgoglio delle proprie origini. Si creano quindi delle strutture comunitarie organizzative come l'Ordine Figli d'Italia, si costruiscono le case d'Italia in tutti i centri importanti del Canada. Se voi andate a Montreal, uno dei monumenti storici più interessanti è la Casa d'Italia. Si costruiscono varie chiese, varie parrocchie, e quindi la vita parrocchiale, la vita comunitaria acquisisce una dimensione veramente importante. Poi purtroppo l'Italia si allea con la Germania e gli interessi britannici sono minacciati, e quindi comincia una campagna di denigrazione verso il regime fascista, e quindi gli italiani che avevano espresso pubblicamente le loro simpatie per il regime, quando scoppia la guerra vengono visti come una possibile quinta colonna, cioè gente che possibilmente poteva tradire il paese in cui vivevano, e molti di loro sono stati messi in campi di concentramento. Insomma, questa è una pagina nera della storia degli italiani. Gli internamenti del 1940 fino al 1944 sono una pagina brutta, forse la più brutta, della presenza italiana non soltanto in Canada, ma negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Australia, in tutto il mondo anglosassone. Insomma, gli italiani sono stati trattati male durante la guerra, perché venivano visti come i traditori, i nemici della patria. Io mi chiamo Isaac, vengo del Togo. Dicevo, io sono qua da poco mesi, che io sono qua questo mese, 11 mesi che sono qua in Italia. Quando sono arrivato, prima sono arrivato dal porto di Calabria, direttamente dal Bangoli.
Allora, diciamo che quando sono arrivato in Pampoli, anche la cooperativa mi ha accogliato bene, mi ha fatto vedere tante cose. Allora, quando io sono tanti, c'era qualche consiglio che anche la cooperativa dà ai ragazzi, ma sì, che ci sta qualche ragazzo che si comporta bene e anche qualche ragazzo che sono impegnati, anche loro possono avere un'opportunità o una chance per lavorare con la cooperativa. Allora, anche la cooperativa ha fatto tante cose per i ragazzi. Io sono un ragazzo che anche oggi io ringrazio Simone, che è il presidente, anche qualche operatore che mi hanno aiutato. Perché quando sono venuto, io parlo francese e anche inglese, ma quando la cooperativa mi ha visto che hanno bisogno di qualche ragazzo come me che deve spiegare i ragazzi, perché anche qualche ragazzo che non capiscono l'italiano, mi hanno detto sì, pure tu puoi imparare la lingua, ma da quanto tempo tu puoi lavorare con noi? Ma io ho preso come un scherzo che lo ma quando ci sa ancora un fratello, anche lui è del Ghana, ma lui è un mediatore, lui è solo un mediatore che deve tradurre ai ragazzi. Pure lui mi ha detto, ma loro, non è che loro ti dicono la verità, ma quando sì, c'è un ragazzo bravo e tu ti fai bravo, ma puoi lavorare con loro. Chi hai lasciato? Ho lasciato la moglie, ho lasciato il mio genitore. I tuoi genitori. E cosa faranno loro? Tua moglie cosa farà? Ma la mia la bandiera è il vestito del bambino. Okay. Ma tu pensi che lei verrà? Forse sì, ma ora io sono andato alla commissione, sto aspettando la risposta. Sì, l'autorità mi dà una risposta positiva, allora che io sto lavorando con la cooperativa, non c'è tempo dove io devo andare. Ma allora, mio pensiero è che devo ancora rimango qua e fai venire la moglie e fai una vita qui. Fai una vita qua. Bravo, complimenti. Grazie. A voi. Tutto ringrazio Orazio per questa iniziativa che secondo me che ci porta nel nostro paese. Noi siamo una realtà che abbiamo avuto sia l'immigrazione passiva, senza superazione, sono andati via. E adesso viviamo questo fenomeno nuovo, diciamo, dell'immigrazione che arriva. In realtà oggi noi ci occupiamo molto, anche in questo dibattito, spesso anche nel dibattito politico, di quella che è l'immigrazione che viene da noi, di quel caso che ci sta raccontando, ma in realtà siamo colpiti ancora anche noi dai flussi migratori attivi. Sì. No? Quello che diceva poc'anzi la Presidente, che riceve delle telefonate, delle mail, le persone che vogliono andare via da qui in condizioni migliori, di fatto ci sono. Ora, la differenza è che noi non partiamo con i falconi, con i documenti per andare via, come dici, fa passare un po' in secondo piano, che comunque il flusso migratorio non è finito neanche dall'Italia. E sentire anche queste testimonianze, quindi di chi sta fuori, quindi è sempre una scelta difficile in tutte le condizioni. Adesso le condizioni dei ragazzi che vengono, come ci stavo raccontando, sono sicuramente estremamente diverse da quelle che viviamo noi, le difficoltà che non è comparabile assolutamente, però anche noi abbiamo delle difficoltà per cui siamo o tentati o ci muoviamo affinché si possa andare via. La migrazione che c'è quando c'è una povertà, come si diceva prima il professore, cioè c'è la manodopera a basso costo, quella manodopera c'era o qui, quando c'è stata l'industrializzazione, o è stata trasferita, utilizzata in Canada, più o meno bene dalle persone che avete incontrato su quella terra. Quando c'è quel flusso di migrazione è comunque un problema, un dramma. Oggi c'è un dramma un po' più importante, sia dai vostri paesi che dai nostri, cioè che vanno via le persone in qualche modo migliori, cioè quelle che migliori nel senso del tessuto sociale, cioè quelle che potrebbero anche dare un contributo, perché loro vengono tantissimi che hanno un livello di scolarizzazione, che hanno un livello di adesione al loro territorio, così come ce l'abbiamo noi, molto importante. No? E immagino appunto tutta questa forma di stato d'animo
che si possa trovare. Poi si arriva sul territorio straniero e si viene trattati male. Come dire, spesso no, la battuta peggiore. Vedo peggiore perché non sei a casa tua, lo dico in italiano, in Inghilterra. Guarda, ci siamo stati stati andando a scuola, perché a 13 anni sono a quel caso, ho dovuto rifare le medie, perché lì le medie sono 5 anni, e allora io un giorno ho preso l'autobus e mi sono sbagliata per il pagamento, e lui mi ha detto, perché non te ne vai al tuo paese? Cioè, questa che è una cosa... è uno degli aspetti, c'è l'altro aspetto, ce ne va sottolineato perché vale per noi come comunità, penso che sta valendo un po' almeno in tutta Italia. L'immigrazione non è, e la migrazione non è solo un problema dei paesi che accolgono, perché portano anche delle risorse, delle ricchezze. C'erano i dati di qualche giorno fa, dei trasferimenti, no? Che avvengono degli stranieri che stanno in Italia verso l'estero, che sono qualcosa come 40 miliardi di anni. Quest'anno sono delle messe che fanno verso i propri paesi, quindi verificare, cioè quelle tracciate. Quest'anno sono, negli ultimi due anni sono diminuite, cioè che è dovuto a che cosa? Sicuramente al fatto che molti paesi sono in difficoltà e quindi si fa fatica ad arrivare con i finanziamenti e quindi trovate altri sistemi per far aggiungere soldi a casa. E da un altro perché molte realtà, tipo quelle, non so, le rumene, le marocchine che sono venute già tanti anni fa, sempre di più si stabilizzano, diventano di terza e quarta generazione, iniziano a confondersi con gli italiani, quindi l'economia che genera in Italia non la rimandano a casa ma la tengono qui. E in più c'è l'indotto che viene generato dai circuiti di accoglienza e di scambio culturale, perché quell'accoglienza, se viene integrata, può essere anche una possibilità di scambio, come state facendo voi adesso, così si potrebbe fare anche giusto. Quindi diciamo che c'è tutta una serie di ragioni per cui va trattata anche in maniera positiva la migrazione, e sono anche tutta una serie di ragioni che abbiamo prima detto per cui sarebbe opportuno creare delle condizioni valide nei paesi di partenza. Sì.